Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che due volte a settimana vi tiene aggiornati in merito alle novità più importanti del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Lionhead. Lo sviluppatore britannico, infatti, ha annunciato ufficialmente che il promettente Fable Legend per Xbox One sarà finalmente giocabile durante l'E3 2014. Tutti i partecipanti avranno quindi la possibilità di provare con mano l'ultima avventura ambientata nelle terre di Albion. Come se non bastasse, al gioco di ruolo sarà riservato un grande spazio all'interno degli stand Microsoft e la Software House ha promesso grandissimi risultati dal punto di vista grafico. Noi personalmente non vediamo l'ora di farvi sapere le nostre impressioni direttamente da Los Angeles. IO Interactive, tramite un post sul forum ufficiale, ha rivelato che entro la fine del mese ci sarà un aggiornamento sul blog della compagnia, che conterrà di fatto i primi dettagli sul prossimo capitolo della serie Hitman. Attualmente non sappiamo se questo misterioso titolo sarà un capitolo principale del franchise o magari qualche spin-off dedicato alle piattaforme portatili o ancora ai dispositivi mobile come l'ultimo Hitman Go. Non dovremo comunque aspettare molto per avere tutte le risposte, quindi restate con noi per qualsiasi aggiornamento in merito alla saga dell'Agente 47. Microsoft ha comunicato le caratteristiche principali dell'aggiornamento di giugno di Xbox One. Grazie al nuovo update, i giocatori saranno in grado di collegare hard disk esterni alla console, a condizione che supportino lo standard USB 3.0 e abbiano una capacità di almeno 256 GB. Come se non bastasse, le funzionalità TV e OneGuide saranno disponibili anche in Italia e ci consentiranno di organizzare al meglio i nostri canali televisivi. Altra novità riguarda infine l'utilizzo dei nomi reali, che potranno comparire a fianco della gamer tag proprio allo stesso modo di quanto accade su PlayStation 4. Warner Bros. Ha pubblicato il primo video gameplay tratto da Batman Arkham Knight, ultimo capitolo della serie sviluppato dalla software house inglese Rocksteady. Il titolo dedicato all'uomo pipistrello si mostra davvero in ottima forma, caratterizzato da un comparto tecnico che sembra in grado di mostrare la potenza delle console di nuova generazione. Il publisher, infine, tramite un comunicato stampa, ha riconfermato la data d'uscita fissata per quest'anno, a dispetto dei rumor che vedevano il gioco rimandato al 2015. Tecmo Koei ha recentemente annunciato che Samurai Warriors 4 sarà disponibile anche in Europa e Stati Uniti entro la fine dell'anno. Alle già note versioni PlayStation 3 e PlayStation Vita si aggiunge anche un'edizione PlayStation 4, attualmente non prevista per il mercato giapponese. Il gioco sarà presente all'MCM London Comic Con che si terrà dal 23 al 25 maggio e in questa occasione ne sapremo di più in merito ai piani di pubblicazione per il vecchio continente. Passiamo come sempre ai nostri top e flop. La top news di questa settimana la assegniamo ad Ubisoft. La casa francese infatti ha annunciato che pubblicherà il suo splendido Child of Light anche su PlayStation Vita, esattamente il 2 luglio. Anche i possessori della console portatile di Sony saranno dunque in grado di provare uno dei titoli digitali migliori di quest'anno, che li saprà certamente incantare con una trama dai toni fiabeschi ed un comparto tecnico che è praticamente un vero e proprio artwork in movimento. Il prezzo sarà di 14,99€ e lo stesso giorno sarà rilasciata un'edizione retail chiamata Complete Edition, che includerà tutti i DLC usciti fino ad oggi per il titolo Ubisoft. Stranamente anche il flop di questa settimana va alla casa francese. A detta di uno sviluppatore di Ubisoft Massive, rimasto anonimo, infatti il publisher non sarebbe pronto a rilasciare l'atteso The Division per il 2015, come annunciato in precedenza durante il rinvio della settimana scorsa. Sembra infatti che non esista ancora una versione funzionante del gioco ed attualmente la software house sta riscontrando grossi problemi con il multiplayer. Fino a questo momento la maggior parte del tempo è stata spesa dal team per ottimizzare lo Snowdrop Engine, il motore grafico proprietario che Ubisoft ha in mente di utilizzare anche per altre produzioni. Noi speriamo di saperne di più nel corso delle 3 2014 e speriamo anche ovviamente che il titolo possa riuscire ad arrivare l'anno prossimo su PC e console di nuova generazione. Con questo è tutto per l'edizione odierna del Video Game News, noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo e ciao a tutti!